Quali sono i limiti delle soluzioni SFA tradizionali, di SafePort tradizionali? In particolare, si tratta di soluzioni che possiamo definire ad ISO, ovvero sono scollegate dal sistema gestionale. Questo cosa comporta? Comporta che nel corso del tempo i requisiti del business aumentano inevitabilmente, cioè soprattutto nel mondo commerciale si deve poter cambiare, potersi adeguare al mercato. Il sistema SAP è in grado di seguire i requisiti del business abbastanza agevolmente, la soluzione SFA rimane esattamente come era all'inizio. Questo comporta cosa? Lo vediamo nella linea rossa, comporta che è abbastanza tipico dopo 3-4 anni dalla messa in produzione di questi sistemi, la raccolta ordini, quindi gli ordini caricati in maniera veloce, senza problemi, dalla parte esterna, dalla soluzione SFA all'ERP diminuiscono drasticamente. Mi capita spessissimo di andare da clienti che hanno il 70-80% degli ordini che vengono scartati dal sistema gestionale. Una soluzione invece integrata lavora sulla stessa base dati e quindi è in grado di adeguarsi in modo, diciamo, semi-automatico a quelle che sono le modifiche del sistema back-end. In particolare, utilizzando tutte le funzionalità del back-end che vengono messe a disposizione in tempo reale all'applicazione client. Quindi lavora, il modo di lavorare è un modo misto, offline e online. La gente quando fa la raccolta ordini deve essere offline perché possono esserci cadute di linea e dobbiamo garantire che non perda il lavoro fatto. Davanti a un cliente sarebbe molto spiacevole vedere un sistema che si blocca e dice sta facendo l'ordine, non lo posso fare, questo non ce lo possiamo permettere. E quindi la presa d'ordine viene fatta offline. Prima del salvataggio però possiamo lavorare online e quindi fare tutti i controlli di controllo prezzo piuttosto che controllo disponibilità che mi permette di fare il sistema back-end. Questo è lo schema dell'architettura applicativa, non mi dilungo molto, comunque nel mondo ERP abbiamo sviluppato degli estrattori che portano i dati su un DB replica, questo per un motivo più che altro di sicurezza, cioè non c'è un vero motivo applicativo, ma semplicemente perché il numero di agenti è molto elevato, parliamo di 600 agenti che sono 6 volte tanto la popolazione aziendale. E quindi dobbiamo garantire l'H24 nel mondo portale. Questo è importante perché così la macchina, diciamo, di back-end può anche essere spenta per manutenzione piuttosto che, e gli agenti sono comunque in grado di raccogliere gli ordini, non li fermiamo mai nel lavoro. Sulla stessa base dati, comunque è una base dati replica, quindi sono di fatto delle shadow table che portiamo fuori, sulla stessa base dati stiamo sviluppando la parte di mobile, quindi tutto il mondo gli oggetti che si chiamano MBO della piattaforma Sybase e l'applicazione tablet.